Ciao ragazzi, eccomi oggi col video sui prodotti finiti. Li ho messi in questa borsina e iniziamo. Allora, primo prodotto che ho terminato è... c'è mia sorella che canta. C'è praticamente questo gel doccia qui, dell'Yves Rocher, ai fiori di ciliegio, che è veramente veramente buonissimo. Questo me l'avevano mandato in omaggio, avendo fatto l'ordine, che era appunto la nuova linea, e mi sono trovata benissimo. Infatti voglio sicuramente riacquistarlo, costa sui, penso, 4,95 euro. È delicato, persiste sulla pelle, mi è piaciuto un po' molto, quindi lo consiglio. È da 200 ml, è buono. Poi un altro prodotto finito è questo shampoo della Garnier, che io stradoro, uso sempre, ed è l'ultra dolce alla camomilla. Per capelli chiari sarebbe, però vabbè, io lo uso comunque, anche quando ero più castana. Adesso sono anche un po' più bionda con lo chatouche, però l'ho sempre utilizzato, anche soprattutto in estate, perché schiarisce molto i capelli, fa dei riflessi biondi anche quando si va al mare, e così. E niente, questo qui è veramente ultra dolce, c'è anche dentro il miele oltre alla camomilla, quindi super super consigliato, senza parabeni. Poi un altro prodotto finito è questo gel doccia bio dell'Yves Rocher al muesli, quindi c'è all'interno il miele, la castagna bio, tutti ingredienti naturali, da 200 ml, e anche questo qui, appunto, la prima volta che lo utilizzo, ha una profumazione molto molto dolce, quindi buonissima. Poi un altro prodotto finito è questo shampoo, che è lo shampoo della Avon Naturals, praticamente è quello al... come si chiama? Mango e Ginger. Questo qui è veramente buonissimo, mi piace un sacco la profumazione, è da 250 ml ed è un 2-in-1, quindi fa sia da shampoo che da balsamo. Ve lo consiglio anche perché costa pochissimo, sui 2,50 euro, a volte lo trovate veramente a prezzi bassissimi. E questo consigliato, perché ne ho acquistate anche altre volte di questi. Poi, l'altro prodotto finito sono queste salviettine struccanti, le mie solite, che utilizzo sempre queste, e sono le Pros. Le Cosmetic Design Paris, e a 30, appunto, per trucco waterproof, costano pochissimo e sono delicate, non bruciano gli occhi. Ve l'ho già detto anche in un altro video, comunque io le acquisto sempre al Carrefour, dentro al centro commerciale, mi trovo benissimo. Poi ne ho finite due pacchetti, che ne uso tutti i giorni, le uso, quindi ce ne vanno tanti. Poi ho acquistato questo crema sapone mani e viso con olio d'argan 100% biologico della Fresh and Clean, e anche questo mi è piaciuto tantissimo, una buona fragranza per una pelle vellutata e luminosa. 100% biologico, efficace nel proteggere le mani dalla disidratazione, ricco di vitamine, acidi grassi, insomma, ottimo. Non l'ho utilizzato per il viso, però le mani sì, quindi per le mani sempre, l'ho finito abbastanza in fretta. Dovrei averne un'altra confezione, perché l'avevo acquistato in una confezione da due che erano in sconto insieme. Ottimo, anche questo ve lo consiglio. E l'ho acquistato da Acqua e Sapone. Poi ho terminato la mia glimmer stick per le sopracciglia dark brown, che appunto vedete non vi è più su niente,
E queste ne finisco tantissime. A volte le butto e mi dimentico di metterle nei prodotti finiti, ma ne avrò già finita anche un'altra sicuramente, se non tre. Comunque è questa qui dell'Avon. Ve la straconsiglio quando la trovate in offerta su 5-6 euro, perché poi a volte va su di prezzo e non conviene, ma comunque ne vale tutti i soldi che spendete di questa, veramente. Cremosa, resistente, ottima. Poi ragazzi, dopo c'è l'ultimissimo prodotto, che è un prodotto per le unghie che ho acquistato su eBay, ed è questo cleaner da 100 ml per sgrassare le unghie quando faccio la ricostruzione, ed è della Con e B alla fragola. Una profumazione buonissima, perché come sapete molti cleaner hanno degli odori non molto gradevoli. Questo è veramente buonissimo, super super fragola, ed è delicato per le unghie, quindi lo trovate a poco su eBay. Adesso non mi ricordo bene il prezzo, ma ci sono di altre fragranze anche, è sgrasso, insomma, fa il suo dovere, non mi ha fatto impazzire, nel senso l'odore mi piace, però come cleaner ce n'è di migliori sicuramente. Questo, essendo costato poco, non posso pretendere chissà cosa. Ora ne sto utilizzando un altro che vi faccio vedere, giusto per curiosità, che è questo che ho acquistato al Cosmoprof della My Shine, una mega bocciona. E questo non ha profumazione, quindi normale, però pulisce bene, insomma sgrassa a modo le unghie. E niente ragazzi, questi erano i miei prodotti finiti, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!